È in corso di svolgimento a Locri la giornata conclusiva della settimana della famiglia. La solenne concelebrazione eucaristica è presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo stadio di Locri, come vedete dalle immagini, è stato teatro di questa cerimonia religiosa e sin dal primo mattino è stato preso d'assalto dai fedeli che in migliaia hanno gremito le tribune. Incontrando i giornalisti in conferenza stampa, il cardinale Bagnasco ha voluto porre l'attenzione sulla necessaria relazione tra fede e libertà e cosa bisogna fare per scoprire le ragioni della propria fede. Il cardinale è giunto in orario dalla Lamezia Terme, dove nel primo pomeriggio ripartirà alla volta della Toscana. Ma ascoltiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Innanzitutto che la famiglia è il cuore della società. Laddove non c'è famiglia, non c'è società, non c'è futuro. Quindi bisogna in tutti i modi e a tutti i livelli dello Stato, locale, le diverse amministrazioni, avere un occhio particolarmente attento e delle politiche sempre più incisive per sostenere la famiglia, perché altrimenti non si risolve nessun problema. Per questo bisogna aumentare ovunque questa attenzione, in modo particolare nelle situazioni come questa terra splendida, dove i problemi sono più cogenti. Senti, lei ospite del vescovo della diocesi di Locri, Giuseppe Fiorini Morosini, che nei giorni scorsi ha inviato delle lettere importanti al governo Monti e anche, diciamo, c'è l'attenzione da parte della politica nazionale su questo territorio della Locri. Della Chiesa come intenderà adoperarsi per il futuro? La Chiesa, come sempre, sta vicino alla gente attraverso le parrocchie, i sacerdoti, le varie aggregazioni e pone la propria azione di evangelizzazione e di solidarietà evangelica, creando quella rete che alla gente è nota, una rete di prossimità, di intervento che in questi ultimi tempi è stato moltiplicato ovunque, direi sicuramente anche in questa splendida terra. Sulla crisi delle vocazioni che c'è anche in questo territorio? Bisogna dare una testimonianza sempre più gioiosa della nostra fede e della nostra vocazione religiosa e sacerdotale. I giovani sono molto buoni, sono anche molto distratti da molte cose, come lo siamo tutti, cose materiali. Bisogna che aiutiamo i giovani a entrare in se stessi per ascoltare la voce di Dio. Dio continua a chiamare. Ma senza dubbio dobbiamo crederci tutti e ci crediamo tutti fortemente. Basta che mettiamo in atto tutto le potenzialità che abbiamo nel cuore a livello di gente, a livello di chiesa, a livello di istituzioni, perché mettendo insieme le buone volontà e le idee, nonché l'onestà interiore, si possono risolvere i problemi. L'antipolitica è qualcosa di assolutamente negativo, la politica è essenziale a qualunque società. Bisogna certamente che faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. I giovani, come in tutte le epoche, devono avere, proprio per la loro età, per il loro entusiasmo, credere al futuro e inserirsi in modo preparato, naturalmente, intellettualmente, eticamente, spiritualmente, nelle diverse strutture della società, a cominciare proprio dal territorio. I giovani hanno questo desiderio, vedo, per l'Italia, ed è un fatto molto positivo. La famiglia è una grande risorsa e lo ha mostrato ancora una volta proprio nel momento della crisi, dove il tessuto sociale e la coesione è tenuta insieme ancora molto grazie alle famiglie, alla coesione interna delle famiglie. E pertanto bisogna assolutamente investire su questa grande risorsa. Non è assolutamente un problema, come lei ha detto, è al contrario una risorsa dal punto di vista anche economico, ma innanzitutto dal punto di vista umano e cristiano, perché le giovani generazioni si formano nella loro maturità, nella capacità di affrontare la vita proprio dentro il tessuto familiare, la prima scuola di umanità, stando loro vicino, dando fiducia, facendo sentire che c'è una paternità e una maternità, quella della Chiesa, che crede in loro, che non li abbandona, perché di questo hanno bisogno innanzitutto i giovani, cioè di qualcuno che abbia per loro attenzione, che li consideri, che li ascolti e che quindi li accompagni, li sostenga. Questo aiuto morale e spirituale è la prima cosa necessaria che essi chiedono.